This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come Quando mi è arrivata la comunicazione, hai vinto il premio Flaiano per la regia del musical Chicago, mi è preso un coccolone, perché per me il premio Flaiano rappresenta tante cose, cioè per me è una cosa prestigiosissima. È un premio molto prestigioso, quindi chiaramente essere qui è una grande emozione, soprattutto se si va a vedere la storia di questo premio. Un artista che ha sempre anticipato, cioè non è un artista che non è mai stato in ritardo. Lui è riuscito a sviluppare delle idee che hanno abbracciato il popolo italiano e non delle fazioni. Amo l'idea che il cinema vicino, che racconti le storie vicino al pubblico, vicino alla gente, ecco, quel tipo di cinema stia tornando. Flaiano ha scritto storie di popolo, storie di gente comune, e quindi per me è un immenso onore. Collego il Flaiano alla qualità, alla serietà, veramente all'importanza culturale. I've been coming to Italy since I was a little girl, every summer. My father came here, he was doing these, you know, crazy movies and some spaghetti westerns and this and that. So I was introduced to Italy very young, and we came here every summer, and it was the most magical place for me. And I looked forward to it every year, and I felt so at home and so comfortable, and I just loved the people, and they were so warm and inviting, and the food and the beauty and the elegance and the grace and the fun and the intimacy. You meet somebody and feel like you knew them forever. And again, I talk about the warmth, and I always felt in my heart that I was Italian. And so it just thrills my heart to be back here. And one of my dreams my whole life has been to work in Italy. And I always dreamed about being on a show or being in a movie here. And one of the beautiful things for me this trip is, besides being honored here at the Flaiano Awards, which is such a prestigious award, and, you know, to be honored for the work that I've done over these 25 years, I realized that I have been working in Italy. Troppa gente, troppi premiati, troppi premianti. È un premio che è legato alle arti, alla letteratura, al cinema, alla televisione, e quindi ha delle cose che fanno bene alla nostra anima. Il mio Flaiano rimane un caposaldo della nostra cultura. Flaiano che ti chiedi se sei degno, no, del premio. Voglio sapere perché mi è stato assegnato questo premio. Però sono molto onorata, perché essere associata al nome di Ennio Flaiano è un grande onore. Baby, pour that sugar and liquor on me too.